Ok, conversando con Malou, stasera qui con una figura importante che è Mauro della Porta Raffo, perché tuo cognome è difficile, Ma però io ho molti cognomi, ne uso alcuni. no, Comunque vabbè, lasciamo perdere. Va a bene, me sì. va bene questo. Poi so anche che sei un grande pignolo precisino. Io Sì. devo stare molto attenta perché io faccio tanta confusione. Va bene, dai. Senti Mauro, com'è l'arte di gestire una nazione così grande come gli Stati Uniti? Beh, insomma. Intanto non si può definire un'arte, credo. Non è che i presidenti americani siano andati a scuola. Ognuno l'ha fatto in un modo assolutamente proprio e diverso. Anche sì, se forse qualche riferimento ci può essere, soprattutto nei primi decenni, quando quelli che avevano in mano il potere erano i figli dei grandi proprietari terrieri, erano persone che avevano una grande cultura e che avevano una preparazione e una formazione abbastanza simile tra di loro, per quanto anche si combattessero in partiti diversi. Dopodiché, andando avanti, vabbè, ci sono i democratici e i repubblicani, che sono tendenzialmente due posizioni, ma nell'ambito dei democratici e dei repubblicani sono delle differenze abbastanza grandi. C'è da dire che queste differenze sono determinate anche dai cambiamenti geopolitici che ci sono stati. Perché se noi andiamo a guardare per esempio come si sono comportati dal punto di vista elettorale gli stati nel corso di questi 200 e passa anni, man mano che entravano, e si sono comportati in maniera differente a seconda della situazione che si creava. Per esempio il Texas è stato per lunghissimo tempo uno stato conservatore e segregazionista, è passato poi a essere uno stato invece abbastanza liberal ed è tornato ad essere uno stato conservatore anche se non più segregazionista. Quindi, ma questo è uno dei tanti esempi. Ci sono momenti nei quali all'improvviso la situazione geopolitica cambia e quindi anche cambia necessariamente il modo di governare. Non c'è una vera e propria regola assoluta. Io trovo che tu abbia questa passione per tutto quanto riguarda gli Stati Uniti. Non si può definire anche lì, siccome tu sai di conversando con Malou, è l'arte del quotidiano. Io vedo che tu hai una grande passione per gli Stati Uniti. Parli come se fosse è il tuo pane quotidiano, no? Sai tutto. Perché gli Stati Uniti? Allora, Perché? prima di tutto io so tutto di tutto, per cui se vuoi che ti parli, Pochissimo. se vuoi che ti spieghi perché Sucre, perché si chiama Sucre la capitale amministrativa della Bolivia, te lo posso spiegare. Io ti posso spiegare qualsiasi cosa perché so Incredibile, assolutamente tutto. Ma questo lasciamo da fantastico. parte. Se Per cui lì è la l'arte di non verità, essere modesto. ma per carità, l'umiltà e la modestia sono gli unici due difetti che non ho. Sono due difetti e io non li ho. Allora, questo per capirci. Allora, molto semplicemente, io mi interesso degli Stati Uniti da quando ero bambino piccolo, come di tantissime altre cose, e non per niente so tutto, ma quello che succede è che la gente mi chiede di parlare degli Stati Uniti e Ah, non mi chiede di ok. parlare della Bolivia o non mi chiede di parlare di Simón Bolívar, per esempio. Neanche di Bolsonaro, No, che era il niente, presidente del quello Brasile. brasiliano, no, non mi chiedono queste cose, delle quali potrei parlare molto a lungo e molto compiutamente. E non mi chiedono, per esempio, non lo so, dello shogunato in Giappone o di quello che vi può interessare, della guerra indocinese o di quello che vi pare. Non mi chiedono quelle cose, mi chiedono degli Stati Uniti. Ed è per questo Quindi è che diventato. io parlo degli Stati Uniti perché mi chiedono di parlare degli Stati Uniti. Ah, Se mi sì. chiedessero di parlare di altre cose, parlerei di Quindi altre sei un cose. Wikipedia ambulante. Ma Wikipedia è piena di errori, io non sbaglio mai. Sei ottimo, sei fantastico. Devo farti una domanda, ma comunque io sbaglio sempre, devo leggerla. Dimmi. Ok. Ecco, questo qui è molto. Vediamo come te la caverai. L'arte di parlare di politica, perché non parli soltanto di politica, no? O no? Posso parlare di letteratura, posso parlare di cinema, di quello che mi pare. In questo caso sto parlando di politica perché ci Ma riferiamo tutto perché alle istituzioni. te lo Come? chiedono? Me lo chiedono. Scusami se ti ho interrotto. Beh, no, no, hai ragione. Perché me lo chiedono? Perché in questo momento, non in questo momento, cioè gli Stati Uniti sono il paese più importante del mondo. Politicamente, economicamente sono in lotta con la Cina, indubbiamente, ma insomma sono il paese più importante del mondo da moltissimi punti di vista. E dal punto di vista anche delle armi sono il paese più importante del mondo. Ora, è chiaro che un paese di questa caratura, di questa forza, è molto interessante per tutti quanti. Poi ci sono le elezioni americane, che ogni 4 anni ripresentano questo contrasto tra repubblicani e democratici,
E quindi c'è un interesse abbastanza ovvio, naturale da parte di tutto il mondo e anche dall'Italia, da parte degli italiani. È per questo che alla fine si parla tanto degli Stati Uniti. Ascolta, in questo momento c'è l'impeachment che tu sei già, avrai, sei Non sanno stressato. niente dell'impeachment tutti quelli che ne Nessuno lo sa. parlano. Esatto, io so quello che ho sentito quando dicevi della Allora, lo presentazione dico del libro. in 20 secondi, Ok. se è possibile in 20 secondi. Vediamo. Allora, l'impeachment è una procedura che viene messa in piedi con una votazione a maggioranza semplice da parte della Camera dei rappresentanti, che sarebbe la nostra Camera dei deputati. Sì. Ok? Quindi, essendoci una maggioranza democratica dopo le elezioni del 2018, le midterm election, che è appunto è maggioranza della Camera dei deputati, ha pensato di mettere sotto impeachment il Presidente degli Stati Per Uniti. abuso di potere. No, No, per no, tante no, altre no, no, ci ragioni. sono varie Vari incriminazioni, no, lasciamo fattori, perdere, non ok. importa assolutamente niente per Ok. favore. Ora, che cosa succede? È un atto politico, una maggioranza politica mette sotto accusa un avversario politico. Ok. L'avversario politico però viene giudicato non da chi l'ha messo sotto accusa, ma dal Senato, perché la palla viene passata dalla Camera dei rappresentanti al Senato. E quindi a questo punto il Senato, che è a maggioranza repubblicana, risponde con una votazione politica ad un atto politico e assolve il buon Trump. Ok. Anche Tu perché già scusami, dai già per scontato che non è assolutamente possibile, in nessun caso, che e anche venga. se venisse Gesù Cristo a dire per favore condannatelo, non succederebbe. Allora, che cosa succede? I senatori sono 100. Okay? Due per ogni Stato, 50 Stati, 100 senatori. 53 sono repubblicani e 47 democratici. La Costituzione, non la legge di Pinco Pallino, dice che per essere restituito il Presidente deve avere contro il voto dei due terzi dei senatori presenti. I due terzi di 100 è 67, con qualcosina, potrebbe anche essere 68, sì, è lì. Ora, se sono 53 i repubblicani, per arrivare gli avversari alla restituzione, quindi a 67, ce ne vogliono 20 di quei 53 Sì, è che vero. votano per la restituzione. Ti pare possibile che 20 repubblicani votino per la restituzione di un presidente repubblicano? Assolutamente Assolutamente no, no. non succederà. C'è da dire che siccome la Costituzione prevede che il voto debba essere da parte dei due terzi dei presenti e non dei senatori, quindi dei presenti, qualcuno potrebbe non essere presente al momento della votazione e quindi il quorum scenderebbe. Ma per arrivare a destituirlo dovrebbe esserci una rivoluzione, una cosa assolutamente Che impossibile. non è Non imminente, non succederà, succederà mai. non succederà. Io ti ringrazio perché la cosa è abbastanza lunga perché è un argomento abbastanza serio e anche lungo. E Sì. conversando con Manu è un po' più easy. Quindi ti volevo fare l'ultima domanda. Sì. Tu come vedi l'arte della tua quotidianità? Dove la vedi? Ma io passo il tempo a leggere, studiare, scrivere. Faccio questo, compreso di notte, anche la notte. Meraviglioso. Leggere, Sei studiare, scrivere. fortunatissimo perché fai esattamente quello. Faccio quello che voglio, ma io ho fatto quello che ho voluto tutta la vita. Sei un uomo fortunato. L'unica persona con la quale discutevo era mio padre, perché per il resto io ho fatto sempre e soltanto quello che ho voluto. Perché con tuo padre? Perché io a mio padre davo retta, quindi se per caso mi diceva qualcosa, allora si discuteva e magari facevo quello che voleva lui, ma Ma per il anche se resto, anche contrario alla tua volontà? beh, ci ragionavamo, Ok. anche ci ragionavamo. Se arrivavo a rendermi conto che in fin dei conti qualcosa di vero e giusto c'era in quello che diceva, mi adeguavo. Ma è l'unica persona alla quale ho dato retta in vita mia, infatti mia moglie mi odia per questo, perché faccio sempre soltanto quello che voglio io. Ma la verità è questa, bisogna vivere soltanto per questo. Adesso ti dico, chiudiamo con questa cosa, che riguarda Seneca, grandissimo filosofo, che si comportava ben differentemente da quello, scriveva in un modo straordinario di cose di grandissimo livello, etico, e poi si comportava differentemente, ma questo succede agli uomini. Ora, Seneca a un certo momento viene coinvolto, almeno Nerone pensa che lui sia coinvolto in una congiura contro Nerone stesso, che è la congiura dei bisoni. Sembra che non fosse neanche vero. Comunque Nerone chiama Seneca e gli dice: senti, è meglio che ti suicidi, perché se tu non ti suicidi ti faccio ammazzare io, ma prima ti torturiamo, eccetera, è meglio che ti suicidi. Allora Seneca chiama tutti quanti i suoi amici e fa una grande festa, perché Di insomma addio. deve accomiatarsi da tutti Ok. quanti. C'è un musico che sta suonando. Alla fine
Seneca chiama il musico a sé e gli dice: Senti, questa canzone che hai appena suonato, io non la conosco, me la insegni? Il suo vicino gli dice: Ma scusami, Seneca, fra poco sarai morto. Perché? E Seneca risponde: Per saperla quando morirò. È così che si deve Okay. Grazie comunque, vivere. grazie tanto, grazie, sei stato molto gentile e grazie di aver conversato con Manu. Prego. Ma per carità, buongiorno. Grazie.